Condizione fisica è un pochino così in questo momento, cioè stiamo bene fisicamente, ma abbiamo dei problemini dovuti a qualche carico di lavoro che abbiamo fatto, proprio per prepararci a questo periodo molto importante. Sapevamo che potevamo correre qualche rischio, era meglio correre in questo momento piuttosto che in momenti un pochino più complicati e più caldi, quindi speriamo di poter arrivare nelle migliori condizioni il prossimo weekend. Adesso dobbiamo essere bravi mercoledì a gestire quest'altra partita, cercare di essere al 100% invece sabato e domenica, perché sabato abbiamo una semifinale molto molto impegnativa con Perugia in casa loro, quindi sarà una battaglia. Se non è pronto da tutti i punti di vista, poi si fa fatica a giocare. Estremamente positivo, io penso che la partita di Coppa Italia ho visto Filipovic molto bene, stasera gli ho voluto ridare fiducia perché aveva fatto una buonissima impressione e anche stasera tutto sommato non si è comportato male, deve ancora disciplinarsi un pochino a muro, c'è anche un po' ancora il problema della comunicazione che non aiuta troppo, però sicuramente ha dato una risposta positiva, è una ragazza dell'88 che secondo me l'anno scorso giocava a un livello di Serie C, oggi tiene il campo in una Serie A1. Penso che abbia fatto già un alzato in qualità. Ma Corbellini penso che abbia fatto una grandissima prestazione. L'altra partita Ballarini assolutamente ha giocato una grandissima gara e quindi ha risposte molto positive. Ma è un po' di tempo, diciamo che dopo il periodo, chiamiamolo di crisi, perché proprio crisi non è stato, però il periodo di fuori forma che avevamo, che sto rivedendo un po' la squadra con l'atteggiamento giusto in palestra, nel senso che tutte quante hanno la volontà di migliorare la precisione, di migliorare i particolari, cosa che per un periodo ci eravamo un po' dimenticati e quindi può darsi che ci ha fatto anche bene a questo periodo. Adesso stiamo ricercando un po' individualmente un piccolo miglioramento e questo secondo me potrebbe essere quel salto di qualità che possiamo fare per arrivare a questi impegni importanti della stagione. Spero di recuperare qualcun'altra di quelle che erano ferme per poter gestire altre ragazze, però abbiamo ancora un po' questi problemini che finché non arriviamo mercoledì non si può dire. Piacenza è un'altra squadra abbastanza, bisogna fare attenzione come con tutte le squadre, la classifica alla fine si dice ma non dice, perché se uno gioca male si può perdere con chiunque, quindi dobbiamo assolutamente prepararci al meglio. Ripeto, dobbiamo essere bravi a gestire la partita come abbiamo fatto stasera. Oggi era importante non andare a finire troppo lunghi e penso che l'obiettivo principale era di chiudere 3-0, proprio per non sovraffaticare qualcuno che già lo è un po' troppo, no? Quindi preferisco avere un po' di possibilità in più di lavorare nell'allenamento piuttosto che sistemare alcune cose, che magari allungare una partita che poi ti toglie energie sia mentali che fisiche e altre cose, quindi abbiamo raggiunto pienamente l'obiettivo stasera, dovevamo vincere 3-0, è stata anche una partita piacevole alla fine perché c'è stato agonismo, c'è stata, ripeto, una bella prova delle due giovani in campo che fa piacere quando queste ragazzine, tra virgolette, chiamiamole così, riescono a giocare con serenità, con tranquillità, quindi sono soddisfatto per la loro prova. Secondo me fondamentalmente il problema di questa partita nel punteggio in cui eravamo sotto i 2 punti è che ci siamo divertite poco. Perché qualora abbiamo iniziato a giocare proprio con divertimento, facendo un po' di schemi eccetera eccetera, poi siamo andate via lisce. È brutto da dire, però comunque c'era sempre la sensazione che nel finale avremmo fatto la sprinta, avremmo vinto il set. È brutto da dire, però poi sono contenta perché Momo sta giocando. Ho giocato a Chiesa, è andata bene con la sua barra, poi gioca tantissimo in tutti i tempi, ha molta fiducia in me, quello è ancora più contento. Sì, no, pallone a manetta. Sì, ogni tanto alienta faccio pallonetto perché io pallonetto non lo faccio mai, però. Secondo me abbiamo giocato abbastanza bene oggi, stiamo preparando per obiettivi molto importanti, allora sono molto contenta che comunque stiamo dimostrando un buon livello di gioco, magari non è ancora al massimo che come potrebbe essere, però comunque sono molto contenta. È sempre delicato giocare queste partite, allora
sono di più di tutto per quello sono contenta che comunque abbiamo dimostrato un atteggiamento giusto prima di tutto. No, ma era un piccolo problema con il muscolo della coscia sinistra, ma davvero niente di che. Comunque ho parlato con il nostro staff medico, di cui mi fido tantissimo, allora se loro dicono va bene, vuol dire che va bene, posso giocare. Allora io a sto punto quando entro in campo faccio tutto.